Ciao, bentornato qua sul canale. Oggi parliamo di moto Euro 5, moto 2021, moto scooter, ciclomotori 2021. Prima di partire ti ricordo di iscriverti al canale se non mi conosci, se non mi hai mai visto, se non sei iscritto. Troverai, se vorrai, un secondo canale dove pubblicizzerò in futuro delle cose più leggere, non inerenti direttamente alle moto. Parliamo di moto 2021 perché, come sapete o come non sapete, ma al 31/12/2019 doveva esserci il passaggio da Euro 4 a Euro 5, impedendo la vendita delle moto Euro 4. Però con la deroga di un anno, perché le case l'anno scorso non erano pronte, è stato derogato a livello europeo di un anno. Bene, quest'anno però sicuramente non è la situazione adatta, perché è un passaggio che è molto molto oneroso per quello che sono le case. Adesso non credo sia il momento di pensare a produrre un prodotto nuovo, anzi un motore aggiornato men che meno, e cosa più importante, adesso i concessionari sono chiusi. Ma la cosa più preoccupante è, una volta che riapriranno, quanto ci rimetterà l'economia delle moto a ripartire come andava nei primi due mesi del 2020, perché probabilmente molte persone, molte famiglie, purtroppo, sicuramente, cioè questa non è un forse, rimanderanno l'acquisto delle moto a una data da destinarsi, se avranno ancora il lavoro, la cosa più importante. Quindi, cosa succede? Noi non parliamo di altro, noi parliamo di campo motociclistico. Quali sono le cose più plausibili? Allora, sicuramente il rinnovo della proroga di 6 mesi o più probabilmente di ancora un anno, quindi le moto 2021 saranno Euro 4. Perché questo? Perché le case non ce la fanno a produrre un prodotto completamente nuovo come è l'Euro 5, soprattutto le case più piccole, perché è un investimento molto molto oneroso, perché non è solo un catalizzatore in più. Ogni moto deve avere dei passaggi molto importanti a livello di centraline, secondo catalizzatore, omologazioni molto più stringenti con cicli WLTP molto più costosi. Se però così non fosse, io adesso qua faccio un po' di questioni, se però così non fosse, o meglio, ovvero se però non rimandassero di un anno, qual è lo scenario che si prefigura? Si prefigura uno scenario di scontistiche allucinanti, un po' perché dovranno far ripartire un po' quello che sono i numeri di vendita, anche abbassando un po' quello che potrebbero essere i loro ricavi, ma facendo più volume. Quindi per noi motociclisti, magari quelli fortunati che non perderanno il lavoro o che non avranno grosse ripercussioni da questa emergenza, avranno magari la possibilità di portarsi a casa qualche bella moto, perché per esempio mi avete segnalato che BMW fa il BMW HP full optional a 19.000, 4.000 e qualcosa euro meno del prezzo di listino. Abbiamo Kawasaki che tira via 600 euro dalla gamma Z800, quello che è. Abbiamo le supervalutazioni dell'usato, abbiamo BMW che mi è arrivata la mail poco fa, che i concessionari sono chiusi ma hanno un servizio telefonico aperto sia per auto o moto per fermare la tua BMW e ritirarla quando chiude. Abbiamo Suzuki che fa la stessa cosa, quindi concessionari aperti virtuali. Abbiamo varie cose interessanti, soprattutto io conosco personalmente vari concessionari che avevano già iniziato a ricevere parecchie moto nuove, quindi quelle moto lì adesso sono ferme, molta gente aveva appena acquistato e non è stata consegnata, quindi sarà una ripartenza molto complicata. Quindi secondo te cosa ti aspetti? Ti aspetti un aggiornamento dei prodotti attuali, magari con delle soluzioni intermedie, un Euro 5 Plus, un Euro 4 Plus, una cosa così, magari per tamponare per poi la produzione dei nuovi modelli? Oppure ti aspetti che tutto vada regolarmente, che tutto riparta avanti così? Oppure che rimandino l'Euro 5 a data da destinarsi? È anche vero che sicuramente i prodotti nuovi arriveranno, c'è una Ducati che sta progettando la Multistrada V4 da 4 anni, non ho dubbi che arrivi Euro 5 l'anno prossimo, anzi arriverà sicuramente, però le case più piccole sicuramente avranno più difficoltà. Perché il problema qual è? Che non devi aggiornare un modello, ne devi aggiornare tutti, quello è il dramma, no? È Honda, fa l'SH 350, l'anno prossimo molto probabilmente il 350 euro qua, Euro 5, però non devi aggiornare solo quello, devi aggiornare la CB, devi aggiornare l'Africa Twin, devi aggiornare l'NC, devi aggiornare tutta la gamma, ok? Questo è il problema più grosso. Quindi tu qua sotto dimmi qual è lo scenario che vedi più plausibile per questo finale del 2020.
fammi sapere, tanto siamo qua tutti in quarantena, bene o male, a parte qualcuno che deve lavorare e manda avanti un po' quello che è il suo lavoro, qualunque esso sia. Io sono in quarantena a casa, chiuso dentro, che mi sto consumando i pollici sulla PlayStation, quindi ho tutto il tempo del mondo per, non è vero, però rispondere ai tuoi commenti. Quindi fammi sapere, noi rimaniamo comunque collegati per eventuali sviluppi in quello che riguarda EICMA, prodotti 2020 o moto e scooter, eccetera. Se vedo qualche offerta interessante navigando un po' sui vari siti, sicuramente te la segnalerò. Quindi se vuoi seguimi su Instagram, su Facebook, sul secondo canale, dove ti pare, scrivimi dove ti pare e appena possibile ti risponderò. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzo, ciao.